Ed eccoci qua, Luca! Ti do il benvenuto al nuovo grattacielo gigante di noi YouTubers! Guarda che roba! Hai scelto un posticino bello carino, guarda lì le montagne... E sarà ancora più bello quando ognuno di noi realizzerà la propria casa personale, la nostra casa definitiva non vedo l'ora. Questo grattacielo. Vabbè, ecco, qui sotto cosa facciamo, scusa? Questa è la reception, Luca. Ah, ok, ci lavoriamo dopo, va bene, non è importante. Qui vuoi fare il tuo? Qui il mio, e sarà bellissimo. E poi costruiremo anche il tuo, se abbiamo tempo. Ma ancora fuori quella cosa, stai, Luca, vieni qua, devi finire di mettere il parquet. E ma dai! Ma che vuoi? Oh, ma mica sono il tuo operaio, eh? No, io mi devo concentrare a pensare. Io sono la mente e tu sei il braccio. Qua cosa facciamo, signor mente? Beh, in realtà... Renzo piano dei poveri. Io direi un bel muro. Ti piace come idea, un bel muro? Bellissimo, non so come hai fatto a pensarci. Che il tetto è quasi completato. Guarda che bel colore rosso, Luca. Piuttosto, signor elettricista, come sta andando quella cosa? Eh? Oh, ma chi signor elettricista chi? A te, scusa, poi devi piazzarmi anche un bel po' di luci qua. Perché... Vieni qua, te lo do io l'elettricista. Ah, oddio! Ma no, ma scusa, ma il parquet non lo può mandare a fuoco? Ma che criminale! Ma la smetti di comportarti così? Installato l'ascensore. Installato l'ascensore. Se non fossero... Non fossero così facili da installare, non saresti capace di farlo. Oh, no. Guarda, ma col tetto hai finito. Ma sì, qua ci metto la scala. Luca, là ci metto la scala. Ah. E vabbè, ok. Per questo che sono la mente, tu sei il braccio. Non ci arrivi, è incredibile. Dai, che devo fare il muro. Allora fallo senza lamentarti. Ma sempre... Che poi queste luci le hai messe anche un po'. Ti incastri. Ti ho messo la lampadina agli angoli. Se ti va bene, bene. Se no, do fuoco a tutto, basta. Certo, come al solito, Luca. Dai, diamoci una mossa. E là! Il tocco finale per un ingresso come si deve. Ti piace questa paperella, Luca? Tira qua. Guarda, mi sto dedicando fin troppo. Ma che tipo di pianta è questa, Luca? Non lo so. Ma è un demonio questo, Espi, non è una paperella. Ma che cosa dici? Ma quanto inquietante! Ma guardala da davanti! Ma ha un'espressione basita, non la vedi? Sembra che ti ha appena visto in faccia. Ma cosa vuoi dire con questa cosa? Sembra che abbia visto la tua pianta illegale che hai portato qui in casa, va? Come pianta illegale? Ma questa sedia? Ti piace? È una nuova sedia? Carina! Che ci sta perfettamente con la paperella demoniaca. Va bene, sì, andiamo avanti. Non stiamo qui a perdere tempo. C'è un sacco di altre cose da fare. Dai, datti una mossa, su! E dai, Luca, cosa stai lì a guardarmi? Dammi la mano! Passami l'erba, dai, su! Ma no, allora l'erba non tiriamola in mezzo, non si può dire. Ma cosa hai capito? Ma se dobbiamo fare il laghetto qui, e cosa vuoi farlo? Nel legno, il laghetto, dai, vai fuori! Laghetto? Esci fuori, prendi... ma ce l'hai là l'erba, giusto, è vero, dai, passa! Siamo in creativa! Devo fare il laghetto per le paperelle, Luca, non hai capito niente, scusami! Oh, maronna, il laghetto per le paperelle in casa... Ma ti pare un po' di frescura? Qualche ninfea, qualche pescatore, ora ti mostro. Quanto grosso, tutta la stanza! Grossissimo, Luca, grossissimo! È un bel po' di erbetta qui, e guarda che bello ambientino! Cosa faccio, riempio? Bisogna riempire? Riempi! Scusa, c'è un laghetto asciutto! Sì, ma come stai facendo? Ma sei un criminale? Con la lava! Come Madonna, no? Madonna, lo so che sei impaziente che vuoi fare il tuo di appartamento, ma ti pare, almeno se collabori ci sbrighiamo al posto che far casino! Che criminale! Ok, spacca e basta! Ti fai i laghetti in casa? Io non capisco! Dai, su! Guarda, ti volevo presentare un pescatore molto affascinante, ma mi hai fatto cambiare idea, Luca, stavolta, Niente, lascia stare, noi parliamo dopo. Ok, sono in barca tutti e due. Però la testa all'incontrario. Vabbè, un po' di torcicollo, Luca. Luca, non stare lì a guardare il povero Fabrizio che c'ha il torcicollo. Ma è un po' strana sta gente che conosci te, Vabbè, c'è la testa loro. Un po' storta. Che sta guardando? E qua? Il bel fisico della nostra bella paperella. Ti piace, comunque? Oh, che carina. Ma dove l'hai trovata sta gente? Li conoscevi? In realtà li ho pagati per venire qua. Infatti lo vedi che non sono molto a loro agio. Sono completamente immobili. Che coinquilini. Vabbè, dai, insomma, intanto fanno scena, capisci? Il bel laghetto con i pescatori, con la paperella. Insomma, mi ricorda delle belle cose, Luca. Tu la smetti di fissare la mia paperella. Non è un pollo. Non te la puoi mangiare come mangi tutti i tuoi polli, dai. Ci assomiglia un po'. Va bene, facciamo la prossima stanza. Ma che devo fare il mio piano. Un bel biscottino qua. Cosa stai lavorando? Un altro piatto di biscottini qua. Sto facendo la parte più importante, Luca. Ovviamente la cucina, ti pare? Oh,
perfetto. Io ho fatto il frigo nel frattempo. Guarda e tu? Di qua. La cascatella hai fatto, ma che bello. Poi, aspetta. Bam. Cos'è questa cosa? Guarda. Vabbè. Ma perfetto. Ma è una cosa, ma qualcosa di fantastico. Così almeno hanno qualcosa da guardare questi due disperati. Ma non si sono ancora mossi, incredibile. Sì, vabbè, secondo mi sa che sono morti dentro questi. Ma fa niente, c'è ancora da lavorare. No, sono veramente indeciso. Ho un dubbio amletico. Vieni un attimo qua. Aspetta che sto mettendo giù il bagno. Guarda qui. Ma dai, ma con queste cose. Vabbè, però in effetti il bagno l'hai fatto bene, vero? Triplo. E poi non so, ho rubato questo alla tua cucina. Se sì, lo vuoi lo metto qua. Beh, un po' di cioccolato in bagno ci sta sempre. Quando mi faccio i baffi, mi piace sempre mordere un po' di cioccolato. C'è ancora da fare qui, eh? E paperella demoniaca. No, sia no, una, sta due, paperella. Tre e quattro. Dove vuoi fare la vasca? Voglio la paperella demoniaca pure la vasca. Mettiamo una qua. Una qua, una qua, una qua, una qua. Ce l'ho io la vasca per te. È una vasca ultra lusso, idromassaggio. Tanto sarà qualcosa per... Vabbè, dai, ma questa è quella che... dai, insomma, questa è quella da giardino. Che schifo, Luca. Mi aspettavo qualcosa di più interessante. Adesso la tieni. Piuttosto vado a fare bagno nello stagno insieme a Fabrizio e company, no? Anche se sono depressi e vogliono morire. Dai, su. Che ho capito che bisogna un po' di ispirazione. Sono io qui che devo essere la mente. E guarda che idea ha partorito questa bella mente. Una doccia di cioccolato. Ah, ti piace? Ma come di cioccolato? Ma fino a doccia mi piaceva anche a muro così, ma... È di cioccolato, così esci bello profumato. Fammi, altro ti che bagno scuma. Installo il water, cose. Perché sennò guarda. Oh, vedi, fai un caso di buono. Dimenticato. E poi qua metti un bello rinatoio. Tac, perfetto, ottimo. Come che senso ha, scusami? È di fianco al water. E al cioccolato che hai messo te, chiaramente. Ma cosa? Ma secondo te a cosa serve? Uno si siede e nel frattempo fa centro lì, capisci? È un po' per passare il tempo, non penso. Perché ti sei buttato dalla finestra, Luca? Sto pensando di dimettermi. E la madonna, cosa hai fatto qua? Che roba è? Madonna, è un po' inquietante. È un po' di cultura per te ignorante. L'ho capito, ma avere queste tre faccione che mi fissano, beh, non è male in effetti, dai. In effetti è l'unica cosa decente di questa libreria che hai fatto. Ecco, apprezza. E qui cosa ci vuoi? Adesso ci pensiamo. Ma come fa a esserci un brivido freddo in un... Luca, se vieni qua fai attenzione a non far entrare qualche spiffero d'aria, eh. Stavo parlando coi pescatori. Ma la smetti di stare lì a perdere tempo? Sto piazzando la mia collezione. Cosa stai facendo? Di baffi, mi hai detto che vuoi non fare rovinarla. Tutto te, ti ho lasciato fare. Se fai entrare soltanto uno spiffero d'aria si rovina tutto, ok, Luca? Chiudo. Guarda qui che bello. Ti piace? Ma ti sei fatto la camera da lei, è un po' piccolina. Vabbè, insomma, essere modesti è la cosa più importante. Dovremmo essere noi questi? Ma no, questa è una vecchia storia, una vecchia serie animata. Non la voglio sapere. A questo punto direi comunque dobbiamo passare alla parte succosa di questo appartamento. Perché? Che cosa? Cosa c'è? Cosa c'è? Sono asimmetrici! Questo qui è asimmetrico! Dai, su, non farti questi mille problemi! Andiamo! E pensiamo alla parte più interessante, quella del piano superiore. Espi, ma dove sei finito? Hai fatto il soffitto e sei scomparso, ti muovi? Niente, Luca, fatti gli affari tuoi, fai le cose che devi fare, non ti preoccupare. Cos'è che sento che piazzi? Tutto a posto, Luca. Cosa stai facendo? Niente, non sto facendo nulla, che cosa stai pensando? Che stia facendo qualcosa di segreto nel mio armadio. Ma porca miseria, l'hai sgamato subito. Beh, non è possibile. Hai aggiunto solo questo, è 10 minuti che piazzi i blocchi. Mi sembrerebbe un po' strano. Ho capito, ho fatto il mio, tipo un rifugio, un rifugio in caso ma di... Ma cos'è qua? Di apocalisse, di pandemia, di cose strane. Io mi rifugio qua. Ma te sei fuori di testa. Vieni su, muoviti. La scala. Non mi dispiace come idea sta scala. Mi hai fatto un sacco di roba. Ma complimenti. Vabbè, mi tocca fare tutto a me infatti. Guarda qua, muoviti. Cosa facciamo? In realtà ho già l'idea in mente perfetta per questo piano superiore. Ascolta che ti spiego. E allora qui come sta procedendo, capo cantiere Luca? Forse è l'unica stanza che posso più o meno capire, dai, un po'. Ah, un po' bravo, di bravo, così. Vedo. Poi, hai detto che lo volevi qua al tavolo? Sì, bravo, sì, dai, ci sta. Sono arrivato qui per dare il mio contributo. Ma infatti, dove sei andato? Alla cosa tua sei bella andato a prendere? Io sono andato a prendere cose più importanti. Allora abbiamo le mie medaglie di quando sono stato in guerra. Ma che medaglie che sono tutte finte, sono di plastica. Ma non sono finte. Guarda, le medaglie sono di ferro. Dai.
sono di ferro. E poi una bella decorazione. È una decorazione motivazionale, capisci? Questa è la mia palestra, quindi ho deciso di mettere un bel poster che mi che rappresenti, giusto per darmi la carica la mattina, capisci? Quando entro in palestra. Il mio preferito. Dai che mancano ancora un paio di stanze, le ho volute fare enormi, vediamo cosa metterci. Espi, sei sicuro di volere il letto di biscotti? Certo che voglio letto di biscotti, ti pare Luca? Ok, hai ci sei dato una mossa, sono andato a prendere le cose più importanti di sta stanza e te sei ancora qua che fai il letto di biscotti? No, letto di biscotti fatto. In bocca. Perfetto, allora io metto le mie belle decorazioni qua. Perché le catene? Perfetto, così. Poi un po' di chiavi, non si sa mai, qualcuno rimane imprigionato. Ma per cosa? Poi... adesso mi sembra un po' esagerato. Cos'è, 50 gusti di biscotti? Ma che stai dicendo, Luca? Cosa sono le decorazioni asiatiche? Sono avanzato il capodanno cinese, nessuno le voleva più. Non so perché. Va bene, manca la stanza di qua o facciamo prima quella di là? Vabbè, vediamo. Ma no, dobbiamo ancora completare questa, Luca. Ma ti pare che lasciamo tutto così vuoto? Te lo metto qui il comodino, come dici te? Come comodino? Dai, Luca, devo provare una cosa. Ma me l'hai detto te, ti metterò... Vabbè, io te lo piazzo qua. Piazzalo! Oh, no? Che bello, così faccio la pasta fatta in casa senza nemmeno alzarmi dal letto. Perfetto, ottimo, grazie, sì, Luca. Vedo che sei, la mia stessa opinione. E per mettere un po' di canzoni romantiche, dai Luca, vai a farti un bel bagnetto, vai a farti un bel bagnetto nel latte, va che ti devo mostrare un nuovo meccanismo. Guarda, è pieno di biscotti. Ma aspetta, guarda cosa pioverà adesso. Una bella pioggia di biscotti, ti piace? Non credevo fossi capace di collegare un bottone a dei dispenser, sei migliorato con la redstone. Vabbè, te li lascio lì, a mollo, così si sfaldano tutti. Ma è qua dietro? Dobbiamo ancora fare, Luca, scusa. Espi! Voi state zitti qua, fermi, buoni. Cosa c'hai, Luca? Cosa c'hai da lamentare? Sono intruso! Sono i ladri! Un intruso! Chi è? Tua nonna come al solito che viene a elemosinare lo zucchero? C'è Stefano Papiro! Ma Stefano... Ma lo conosci? Ma poverino Luca, questa è una lunga storia, lascia stare. C'è un sacco di gente che pensa che lui sia me e ho dovuto ospitarlo qui perché continuavano a rompergli le scatole. È una bufala enorme, ma c'è ancora qualcuno che ci crede. Ma non ci credo, povero Stefano. Vabbè, dai. Tranquillo, ti teniamo qua. Poverino, la gente continua a dargli fastidio. Ma poi non ti assomiglia per niente, è molto più bello di te. Ma cosa stai dicendo? Oh no, ho spaccato la mia collezione di baffi. Smettila, non riderti, chiudoli con Stefano. Porca miseria, si continua a ridere così, va. Possiamo finire? Ma sì, vieni a vedere cosa ho fatto, più che altro. Come puoi vedere, ho invitato i miei amici, che sono anche un po' una decorazione. Guarda, ti presento. Ti va di mangiarmi? Oh, guarda che carino, ti piace? Luca, cosa stai facendo? Luca, cosa stai facendo? Lo stavo assaggiando. È inappropriato, vai subito, via. Ma porca miseria, Luca, cosa ti metti? Ma questo non sta troppo bene. No, in effetti è che ha avuto un mancamento. Ha mangiato troppo cioccolato. Vedi che cade il cioccolato. Questo è felicissimo. E non so perché sono spaventati, come se li avessi rapiti, ma non li ho rapiti, non so cosa stanno parlando. No, sono assolutamente liberi e possono fare... E guarda qui invece, in questa stanza oscura, ho fatto uno sgabuzzino dei ricordi. Vediamo. Ma... No. Sono tutti vecchi già. Video. Questo me lo ricordo, bellissimo. Esatto. Anche questo. E vabbè. Esattamente, Luca, vedo che ti piace. GTA. Sono cose che hanno comunque il loro spazio nello sgabuzzino. Guarda, c'è dei video passati. Sotto. Lo vedi? Sì, Luca, dai, su, andiamo, dai. Abbiamo il resto da costruire. Facciamo la stanza di là, prima che arrivi la polizia, che qua... Vabbè. E metto qui le luci? Sì, se ti togli... Ma porca miseria... Che ti sto piazzando le luci? L'ho capito, io sto provando a piazzare le cose. Mi hai bloccato! Maledetto! No, te lo tolgo! Vabbè. Ok, no, l'ho messa al contrario. Vabbè, ma Luca, ma che casino. Come si fanno? Oh, perfetto, ma la telecamera. Ma cosa riprende? Ottimo, questa? Così. Il retro del... va bene così. Ma dai, ma insomma, vabbè, casomai faccio... Almeno c'è il green screen. Fa che postazione. Ti piace comunque? Come setup da gaming. Poi un po' di biscotti per rifocillarsi fra una registrazione e l'altra. Vabbè, quello è chiaro. Cioè, ti piace questa cosa da registrazione? Questa stanza di registrazione? Questo è lo studio, ci sta. Esattamente. Adesso dobbiamo completarlo. Adesso. E poi una buona notizia, perché è finito? Dopo questo... È finito?
mi sa che siamo molto vicini e possiamo passare a costruire il tuo appartamento. Quindi diamoci la mossa, veloce. Finito. Non funziona così, Luca. Ok, tac. Non lo so. Sei un po' asimmetrico. Anzi, no, ma faccio così, così asimmetrico. Non so se è una buona idea mettere quelli di FNAF. Ce la metto per arrivare a fare. Ma dai, ma sempre videogiochi sono, Luca. Come sta andando per la Switch? Il resto? Te la metto qui? Sì, dai, che così sì, giochi. Sì, bravo. Tutto. Oh, che spettacolo. Tre schermi per una Switch. Per quattro console e un computer. Perfetto. Esatto, guarda che roba. Ti piace? E poi il mio reparto costumi, cosa te ne pare? L'importante è che non me li rubi. Lo so che sei invidioso, lo so che vorresti le mie mutande, però non le puoi rubare. Ma magari non qui la biancheria, cioè magari facciamo una lavanderia poi. Ma cosa vuol dire? Ma così quando cambiare le posso prendere al volo. A parte che carino, non mi ricordo l'ultima volta che ho indossato una canottiera, onestamente. Sì, si fa bene. Sì, ma non è che devi avere testa fretta, ok? Dai che voglio fare il mio piano. Ok, ho quasi finito la faccia. Te come sei messo con i baffi? Praticamente fatti. Fatti i baffi? Sì. Ma non è ancora iniziato, Luca. No. Ma dai, ma come fai? Non va bene, non me li ricordo. Era tipo così. Ma non ti vergogni? Non ti vergogni? Non ti ricordi come sono fatti i miei baffi? Eh? Non sono così. Cos'è? Il manubrio di una bicicletta? No. Vieni qua. No, non mi puoi guardare. Non mi guardi. No, smettila, stai lontano. Mi sa che l'ho presi. Li hai presi? No, li hai presi. Vediamo. No. Credi sì. La dannazione, mi sa di sì anche a me. La porca miseria, come hai fatto a ricordarteli? Ve li ho visti, perché sennò non c'era. Sei un acuto osservatore, Luca, dai. Voilà. Comunque, io direi che a questo punto è venuto il momento di passare al tuo appartamento. Quindi, bracci materiali. Finalmente. Che è venuto il momento di costruire. Porca miseria. Ora comando io.